Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Out There, Oceans of Time. Questa è una versione beta, il gioco uscirà il 26 di maggio. Io lo sto provando una decina di giorni prima, quindi non so ancora dirvi il prezzo, però riprende un pochino quella serie di Out There, ma questo è notevolmente più profondo rispetto ai precedenti capitoli. Ve lo voglio far vedere dall'inizio, il gioco non è in italiano, useremo il tutorial, vi farò vedere un pochino quello che ho capito. E soprattutto, vabbè, adesso qua c'è la spiegazione iniziale, dove praticamente il sole si è estinto, l'umanità è fuggita e la Terra ha iniziato a morire. In pratica abbiamo viaggiato migliaia di anni su alcune arche. Praticamente poi abbiamo scoperto che l'umanità pensava fosse l'unica razza senziente nell'universo, ma si sbagliavano. E in sintesi, praticamente l'intera galassia era governata dalla Re dei Cubi, una potente divinità, insomma, che faceva vivere tutti nella pace, insomma. Tuttavia c'erano gli arconti, o l'arconte, adesso qua non ho capito, praticamente che si ribella perché voleva destabilizzare l'ordine stabilito dal re Kubi. E in sintesi, quello che succede è che gli umani riescono a catturare il capitano di questi arconti, di questo arconte, e l'hanno portato ingabbiato sulla Vanguard, che è la nave umana. E in sintesi, ora ci approcciamo a viaggiare. Adesso probabilmente ho saltato una cosa di troppo. No, Nix è il capitano e questo è il secondo. Vai a controllare i motori di questo passo e non arriveremo prima del prossimo ciclo solare. Vabbè, non ho mai visto qualcuno così più ansioso di raggiungere il mausoleo dell'eternità. E allora lei risponde: ma stiamo trasportando un prigioniero. E di cosa dovremmo preoccuparci? E in sintesi, Sergei dice: no, là dove stiamo andando ci sono imprigionate le peggio cose della galassia, dell'universo, insomma. E vabbè. Non hai una famiglia che ti aspetta? E il capitano risponde: la mia famiglia è il mio equipaggio, la mia nave. Va bene, in sintesi, un altro Janeway, insomma. Che succede? Succede che stanno arrivando per liberare questo prigioniero che abbiamo, che è una cosa pericolosa. E qui andiamo a vedere la prima meccanica di gioco, dove vediamo le componenti della tavola periodica, insomma l'idrogeno, il carbonio, il ferro, l'ossigeno. Oltre che, vedete questi simbolini con la palla, in sintesi sono le tecnologie. Poi ci sono i moduli, che sono un simbolo di questa porta. Abbiamo un modulo dell'energy cage, che in sintesi è la cella dove abbiamo il nostro prigioniero. Qua dietro abbiamo un telescopio, abbiamo la sonda idrogeno, il reattore interplanetario perché non funziona, quindi siamo bloccati all'interno di questo sistema. Abbiamo il cosmic folder, che non so cosa sia, la trivella per recuperare i materiali, recupero di materiali che si faceva anche nei precedenti capitoli, ma poi andremo a vedere che effettivamente questo titolo aggiunge qualcosa in più. E in sintesi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cliccare sul nostro reattore e ripararlo spendendo questo carbonio che vediamo qua. Più una materia è numerosa, più è alta, diciamo, l'unità, insomma, il parallelepipedo che si vede su quella superficie della nave. Il propulsore è tornato online, ma abbiamo perso cibo e abbiamo perso, scusate, carburante, e siamo in range d'attacco con questa nave. Ho saltato accidentalmente una riga di dialogo, insomma. E ci stiamo chiedendo adesso come quell'arconte ha contattato questi rinforzi. E in sintesi, vabbè, ci sarà qualcosa che gli permette di comunicare. Cosa facciamo? Prendiamo l'idrogeno, lo trasciniamo qui e riempiamo il fuel. Prendiamo l'ossigeno, lo trasciniamo qui, riempiamo anche l'ossigeno. Il ferro invece ci permette di rinforzare la hull. E abbiamo rinforzato la nave. Ci hanno colpito. L'integrità della nave è compromessa.
Hanno fatto breccia, in sintesi vanno a salvarlo. Vado veloce perché di cose da vedere ce ne sono, insomma, quindi la nave è in condizioni critiche, questa è molto bella, queste scene grafiche qui sono molto belle, bellissime, ci stanno attaccando e noi andiamo via. E saltiamo via. L'equipaggio, noi, il sergente, saltiamo via e andiamo dove capita. E qua, bellissima la presentazione. Modern Wolf presenta un gioco dei Miklos Studios che ringrazio tantissimo in collaborazione con i Goblins Studio. Già conosciamo anche loro. E questo è Out There, Oceans of Time. Musica molto bella. E ora ci ritroveremo su un pianeta. E inizia una, secondo me, una novità per un titolo di questo genere che ha già paio forse di capitoli. Le nostre capsule arrivano su questo pianeta e qui dovremmo recuperare una nave, dovremmo recuperare i membri del nostro equipaggio per tornare, diciamo, a difendere la galassia da questi arconti. Destinazione raggiunta, terminato il criosonno, l'atmosfera è respirabile. Dov'è la mia crew? Dov'è il mio equipaggio? Non mi sento bene. Penso di star per vomitare. Che follia, certo, Sergei non è qui, nessuno è qui, lo ricordo ora, ho perso la Vanguard, che è la nostra nave. Ero in criosonno su una scialuppa di salvataggio e sono atterrato su questo pianeta, sarei certamente morta se non pronta. Va bene, praticamente ora si inizia con questa nuova meccanica. Quindi praticamente Nyx è una survivalist, quindi è in grado di sopravvivere. A 3 punti azione sono usati per ottenere riconoscimenti. Beh, sì, insomma, vabbè. Cliccando qua possiamo andare a curarci. E qua vediamo i movimenti che possiamo fare. Il turno, da quello che ho capito, viene passato in automatico. Abbiamo un oggetto che ogni round abbiamo il 20% di camminare per uno in più, per di agilità in più. Abbiamo usi 6 rimasti. Quindi una sorta di buff temporaneo. È applicato 6 volte. Andiamo. Clicchiamo lì, vabbè, qua ci sta spiegando come muoverci con la visuale. Dobbiamo andare dove ci dice la mappa, quindi io adesso clicco e ci muoviamo. Questa, come dicevo, è una meccanica assolutamente nuova. Abbiamo trovato un'altra capsula di salvataggio, siamo su questo pianeta. Abbiamo trovato Sergei. Capitan Nyx è sopravvissuta più o meno, ma l'arconte è scappato. Abbiamo perso la Vanguard e il mio equipaggio è stato buttato fuori prima, si è iniettato prima, ma la traiettoria è differente. Sono felice di vederti ancora, un miracolo, penso che gli arconti stiano arrivando per ucciderci. Allora, senza una nave non siamo realmente vivi, abbiamo fallito. Adesso si chiederà, avremo bisogno di, cioè possiamo chiamare aiuto e... In sintesi, la scialuppa di salvataggio ci ha portato su un pianeta che aveva l'atmosfera respirabile. Dobbiamo trovare una soluzione sul pianeta e Nyx chiede, c'è qualche possibilità che l'organizzazione manda qualcuno a recuperarci? No, perché la priorità è recuperare il racconto, il prigioniero. Va bene, adesso saltiamo anche questa cosa e andiamo avanti. Lui ha un componente funzionale per determinare una sorta di radar per capire dove sia. Ok, intanto abbiamo trovato qualcosa qua per poterci rifornire. C'è la storia da leggere, quindi in pratica, in sintesi, troviamo un alieno ferito. Possiamo, e con una sacca, io gli curo le ferite. Ci dà quello che ha lì e recuperiamo 6 di queste unità e 3 di queste altre. E Sergei ha consumato un punto azione. Ok, intanto continuiamo, andiamo lì. Questa è una zona in cui perdiamo vita. Infatti abbiamo perso meno uno. Lui può usare questo. Common skill, recuperiamo un punto vita. Ma io direi che prima di tutto, sì, no, lo facciamo. E ci muoviamo. E andiamo qua. Ok, andiamo. Lui ha questa abilità qui che rivela una chest vicina. Ah, non abbiamo action point. Ok, abbiamo. Vediamo. No, andiamo avanti. Abbiamo qualcosa. Toxic Cocoon.
Abbiamo anche qui una possibilità. Non adesso posso tagliare il cocco, applicare un detergente, identificare la creatura. In sintesi, anche qui otteniamo qualcosa. Si va avanti. Sì, bisognerebbe stargli a leggere, ma non ha senso adesso tradurre tutto per dire c'è la storia. E ora? Siamo abbastanza vicini al segnale, abbiamo bisogno di puntare l'esatta location. Lui adesso fa la ricerca e abbiamo raggiunto l'obiettivo. Puoi ora fare il summon di questa nave, conferma, e abbiamo la nostra nave, una mini nave, insomma, per cominciare, per ricominciare meglio. Andiamo a prenderla, board the ship, e lasciamo questa. Questa è molto simpatica come meccanica, perché comunque ci permetterà di esplorare i pianeti, oltre che, come si faceva già nei titoli vecchi, andare a minare con i vari eventi che succedevano. Mi pare che uno l'avesse anche tradotto in italiano, forse era una traduzione amatoriale, però non ricordo perché giochi del genere se ne vedono diversi, anche se questo è un franchise tutto particolare. Guarda, questo è fantastico. Non molto. È un vecchio rottame arrugginito. Prova a vederne il potenziale, capitano. Possiamo farlo funzionare ancora. Ho bisogno del tuo aiuto. Non sono meccanico, ma farò ciò che posso. Tutti i materiali grezzi che abbiamo bisogno sono già qui. Abbiamo bisogno di una raffineria. Possiamo distruggere il generatore di scudi per recuperare il thorium che, di cui abbiamo bisogno. E con una raffineria funzionale possiamo estrarre risorse da ogni materiale grezzo. Davvero credi che puoi trovare la spazzatura, insomma, qua nello spazio? Vabbè, facciamo quello che ci dice. Allora, ci mancano alcune risorse per costruire la raffineria, ma è possibile riciclare le esistenti tecnologie. Quindi prendo lo shield generator, disassemble, ottengo il thorium 2. Ok. Poi clicco qui e costruisco. Vedete che qua ci sono le varie cose che si possono costruire. Costruiamo la raffineria. Questa è una navetta piccola, insomma, ha meno moduli di quella di prima, insomma. Abbiamo costruito la raffineria. Enter the raffinery. Clic più to refine one. Ok, possiamo raffinare. Ah, il metallo che abbiamo ottenuto dal ferro che trasferiamo nell'hangar. Ok, l'iron può essere usato per riparare la drill. Quindi io prendo la drill, gli dico ripara e spendiamo il ferro. Ok, qui abbiamo usato delle cose. La trivella ora è funzionante. Le risorse richieste per riparare il reattore interplanetario possono essere scavate dalla superficie di questo pianeta sconosciuto. Chiudi il cargo usando The Drill. Quindi, ok. Ora abbiamo un'altra grafica di quello che è il pianeta con fuel, oxygen, e la hull. Ok, questa è la nostra nave. Facciamo Drill. Questo mi piace molto. Gli scavi più profondi della trivella danno più materiale. Scavare troppo in profondità aumenta la chance di rompere. Conferma, no, gli do un paio di. Ok, conferma. Ok, trasferisci tutto. Abbiamo preso del Q, del copper, del rame. Ossigeno carbonio, trasferisci tutto e ci ricarichi qua all'interno. Possiamo ripararlo? Sì, ci serviva del carbonio. Bene, tutto è pronto. Che cosa stiamo aspettando? Lasciamo in metanausa questo pianeta. Dobbiamo trovare l'avanguard. Dobbiamo intracciare la nostra traiettoria senza troppi problemi. Dovremmo riuscire a intracciare la nave, pronti per il decollo e quindi decolliamo. Take off. Il take off ci consuma del fuel, ci consuma dell'oxygen e ci consuma anche della hull e non so perché. Comunque va bene. Andiamo via. Andiamo via da questo pianeta. Molto interessante. Non capisco, siamo sintonizzati su tutte le frequenze amiche, ma nessuno risponde. Siamo fuori dal raggio? In un certo senso, capitano, siamo nella stessa galassia, ma 100 anni nel futuro. Cosa? Abbiamo passato
un secolo in criosonno. Immagino che la Conte sia stato in giro. Ah, l'organizzazione deve crederci morti. Adesso c'è modo di contattarla. Interessante, questo è un plot twist. Ma non abbiamo scelta. Ora possiamo trovarlo. Le coordinate del sistema di cui siamo. Ok. Vabbè, intanto andiamo avanti. Non ha senso stare qui a fare il romanzo perché. Bella questa. Location dell'attacco. Bellissimo. Past. Ritorna allo scenario dell'attacco. Ok, quindi siamo qui. Quindi dobbiamo andare. Il cerchio blu rappresenta la range del nostro telescopio. Perfetto. Le cose gialle rappresentano la range di tasche cosmiche. Ok. Quindi? Una nana bianca. Questo ci dà accesso alla nave e questo vista galattica, vista del solare, sistema solare e della nave. Ok, diamo un'occhiata un po' al sistema solare. Questo è quello in cui siamo. Bellissimo. Guardate, esco. Posso uscire qua? Ah, ok, questo ci sono diversi tipi di stelle. Più avanti avrai la tecnologia per abitare senza mettere in pericolo la tua crew. Ci sono molti corpi celesti, va bene. I giganti gassosi ci danno idrogeno e elio, che va al carburante. I pianeti rocciosi ci danno il ferro, che va nella hulla. E i pianeti serra, insomma, ci danno quell'altra cosa. Questo è un Rocky Planet, abbiamo carburante, quindi io andrei a prendere un po' di ferro. Vediamo un attimino, cambiamo pianeta, diamo un'occhiata un pochino a quello che può offrire. È sicuramente più dinamico rispetto ai vecchi precedenti capitoli. A terra, scan. Non ci sono anomalie, a terra scaviamo. Una volta si faceva forse dall'orbita lo scavo, mi pare. Si mandava giù la trivella e... Però... Diamo un'occhiata adesso, tanto qua da il... Voglio scavare pesantemente. Abbiamo recuperato anche il tungsteno, il platino e il ferro. Trasferisci tutto. Direi che è stata soddisfacente come esperienza. Partiamo e voglio andare in un altro sistema adesso. Noi siamo in questo, andiamo qua, in questa nana bianca. La crew è stata soggetta a un intenso programma gli ultimi giorni. Vogliono rendere il carico di lavoro più leggero. Sì, dai. Il capitano è ricettivo alla richiesta dell'equipaggio e ordina un ciclo solare di riposo. Loro davvero apprezzano. Il morale aumenta di 10. Ma l'inglese non è neanche così difficile, a dire la verità. Comunque, i corpi celesti sono questi. Abbiamo. Abbiamo un pianeta serra, un pianeta roccioso, un gigante gassoso. Quindi qui è facilissimo perché abbiamo tutte le risorse che ci servono per fare carburante, per fare ossigeno. Ma abbiamo anche questo, che è un array, storage array, può essere attivato manualmente per salvare i tuoi progressi. Solo questo tipo di cosa ti fa conservare da un game over, un evento di game over. Ma nel frattempo, prima andiamo a farci un po' di mining sul pianeta, sul gigante gassoso, perché abbiamo bisogno di farci un pelino di carburante, che tra tutte le statistiche è quello che ci dà meno. Alziamo questo. Elio, idrogeno. Non abbiamo abbastanza spazio. Beh, scusate, ma il platino io vorrei eliminarlo, se possibile. No, non ce lo fa prendere, mannaggia. Vabbè, idrogeno. Stop. Vediamo se riesco a ricaricare il Open the Cargo Hold. No, basta. Vorrei andare via. Possibile. No, non si può. Devo fare la probe comunque. Annulla. Ship view. No, non mi fa andare via. Divide.
prendi tutto. L'elio, ah, lo usiamo qua, ok. E l'idrogeno, vabbè, basta. Ok, avevamo incontrato un piccolo baghettino che non mi lasciava fare andare via dal pianeta, però vabbè, probabilmente perché il gioco voleva farmi salvare a tutti i costi, quindi voglio andare in quella probe e provare a salvare la partita. E in realtà poi ho scavicchiato un pochino ancora, ma non... Save. Perfetto, abbiamo salvato, anche se uscendo comunque rientrate normalmente facendo continua, ma vedo che se morite poi si muore del tutto. Allora, l'idrogeno voglio riempire qui, l'ossigeno lo riempio qui, la UL con il... con no. Qua è interessante perché si può fare la raffineria, ma in realtà... aspettate un secondo... qua c'è Caillou, però non abbiamo granché perché ne abbiamo due. Quindi ognuno ha una specializzazione. Abbiamo la possibilità di assegnarlo a uno di questi per dare le loro abilità a qualcos'altro, insomma. Allora, il sistema non è assolutamente male. Voglio recuperare anche dal pianeta Serra, recuperare qualcosa. D'altro, voglio vedere anche quello. Non so se si possa anche visitare. Sì, vediamo. Beh, scan, non abbiamo lo scan, credo, per le anomalie. Però potrebbe prestarsi anche questo gioco per una live. Comunque guidiamo una nave, ma poi tra un po' ne prenderemo uno anche più grande. Allora, non c'è più al momento almeno quella meccanica di esplorazione che abbiamo visto un po' prima alla Civilization. Tuttavia scaviamo, spendendo carburante, perché costa carburante. E recuperiamo solo dell'ossigeno, del misero ossigeno che possiamo usare lì, ma non mi interessa. Transferire, dail di nuovo, scaviamo così, solo ossigeno qui. Niente, ci sta costando più del dovuto. Take off. E qua, vedete che adesso funziona. Sfondare in questi azzurri, out of range. E dovrei un attimino spostare, vedere. Sì, dobbiamo andare là, quindi possiamo viaggiare fin qui, travel. E poi vediamo magari se c'è qualcosa anche oltre, andando magari in qualche... adesso vediamo dove dobbiamo andare. Possiamo andare qui? Out of range. Andiamo qui? No, no, no. Qui. E qua. Sì, poi il fatto che stacchi da questa mappa non... siamo stati approcciati da un viaggiatore spaziale che appartiene a una civiltà non familiare a noi. Via messaggio computerizzato ci chiede se può gli possiamo dare carburante e pagherà il prezzo. Accetta l'offerta. Ah no, ci dà carburante. Ma abbiamo perso due punti vita. Presenza ci ha chiesto qualcosa di biologico in cambio, non lo so. Comunque, adesso questo è il pianeta, il sistema, scusate. Abbiamo un gigante gassoso, pianeta roccioso, storage array. Vado a prendere un po' di rocky, un po' di rocce, poi dobbiamo fare anche un po' di carburante e poi andare avanti, ovviamente. Non abbiamo visto ancora nulla, perché non ho visto ancora niente di scelte varie, insomma, scan. Si può scansionare usando il cursore e le frecce ID, puoi identificare la location. Questo potrebbe essere interessante come cosa. Pianeta può avere fino a tre location, fino a tre anomalie, scusate. Beh, atterriamo a vedere questa anomalia, così vediamo anche questa meccanica, giusto per arricchire un pochino cose da vedere. Possiamo scavare, fare una spedizione. Ecco, la spedizione che è quella che mi interessava di più. Possiamo mandare la Caillou, può essere selezionata, fino a 4 membri. Ognuno ha una specifica classe. Ok, quindi è molto interessante perché c'è il survivalist, l'ingegnere e lo xenolinguista. Molto interessante questa cosa. Lui che cos'è? Questa è la punti esperienza, la vita e questo è il numero di punti azione che è limitato. Ok.
Cataplasma, ogni personaggio ha delle skill che sono presentate qui, possono essere attivate durante il... ok. Puoi assegnare item prima di lasciare una spedizione, ok. Va bene, dai, fammi vedere. Lui cos'è? Lui è l'altro, il... vabbè. Prendo lui, prendo anche lui, dai, tutti e due, via. Andiamo in spedizione, vediamo cosa succede. Questa è una proprio una novità. Sì, si vede quello che si vedeva prima. Qua abbiamo la nave. Possiamo andare a vedere cosa succede. Abbiamo delle rocce che si possono scavare, immagino. 4 di pietra abbiamo preso. Ma non c'è niente. Non si può andare, sì. C'è qualcosa qua. Ok. I nostri spedizionieri decidono di attraversare delle antiche rovine di un enorme anfiteatro. Non c'è niente, ma polvere, solo polvere, nonostante i nostri strumenti mostrino alti livelli di energia in quest'area. Uno dei nostri compagni spinge una... tira una lancia dal terreno. Ma qual è il suo obiettivo? Ok, no. Pacifier. Cioè, praticamente ci hanno attaccato. Abbiamo perso le puntazioni. Abbiamo trovato un geological inverter. Ok. Interessante. La stiamo vedendo abbastanza. Abbastanza, diciamo. Qua perdiamo energia. Perdiamo vita. Me ne andate via. La stiamo vedendo abbastanza superficialmente questa. Questa spedizione, però, giusto per capire come funzionano. Un aggiornamento dell'abisso. Va bene, andiamo. Più che altro devo ancora capire bene come sono studiati i punti azione, perché questo non l'ho proprio capito. Comunque, qua cos'è? I nostri spedizionieri arrivano e trovano buone notizie. Una nave abbandonata in eccellenti condizioni. Costruisce un counterweight, non so cosa sia. Genera un artificial gravity. Vabbè, tuttavia ci sono cattive notizie. Il rottame, cioè la nave abbandonata, è bilanciata. Ok. Fortunatamente non c'è vento qui, quindi possiamo... Costruisce un counterweight. O genera un... Beh, lui lo può fare perché questo è della sua classe, l'ingegnere. Perfetto, ha perso due punti azione. Relaxation pod è stato aggiunto. Abbiamo trovato un handbook of key paintings. Obiettivo raggiunto. Abbiamo recuperato un po' di cose, quindi premendo qui. È un recall. Spendiamo uno di carburante e torniamo alla nave senza doverci tornare manualmente. Ah, la richiamiamo qua alla nave, sì. Quindi? Ah, l'abbiamo richiamata qua, ok. Qua non c'è niente. Ah no, ok, abbiamo speso uno un po' sulla, come si dice, su No Man's Sky quando richiamiamo la nave. Spedizione successo. Abbiamo fatto un po' di esperienza. Abbiamo raccolto un po' di roba, aumentato il morale. Abbiamo recuperato la relaxation pod. Voglio vedere se si può costruire qualcosa. Intanto dovremmo anche decollare dal pianeta. Quando una spedizione è finita, il tuo equipaggio sentirà la fatica. Ok, no, possiamo costruire crew. Ok. Ah, ok, qua sono la fatica. Possiamo farli lavorare in varie cose. Specializzazioni, qua vediamo. Assegna. No, volevo farlo riposare, ma non abbiamo niente per il riposo. Quindi io scaverei, perché avevamo già detto che un po' di ferro non ci fa comodo per la hull. Infatti la hull la ripariamo. Questo W non so cosa serve, lo metto qui insieme all'altro. E take off. E ce ne andiamo. Voglio vedere adesso se all'interno della nave possiamo costruire qualcosa. Raffineria, crew, qua
Si può fare qualcosa? Sì. Però non so, forse qua. E sì, infatti vedete che con il silicio e il ferro possiamo fare il pod di Relaxa, però il silicio non ce l'abbiamo ancora. Però vedete che esplorando il pianeta abbiamo ricercato quella tecnologia e ce l'abbiamo fatta, insomma, e abbiamo una cosa in più. Mi piacerebbe fare il sick bay per far curare le nostre persone, però per trovare il carbonio nel pianeta Garden. Quindi proviamo ad andare come ultima cosa del video, insomma, a recuperare qualcosa dal Garden. Sarebbe stato bello poterci scavare a distanza senza dover sprecare carburante per l'atterraggio, ma non ci sono anomalie, quindi andiamo giù, scaviamo e torniamo indietro. Ovviamente non rischiamo la sorte continuando a scavare, perché il rischio di rompere la trivella e poi dover usare materiali che ci servono peraltro per riparare la trivella potrebbe essere una scocciatura. È usata la trivella, ok, carbonio, transfer on. No, perché non ho spazio per il carbonio? Ascolta, il platino non me ne frega niente, prendi il carbonio che è un po' più utile. Scava di nuovo. No, scava ancora. Scava di nuovo, dai. Trasferisci tutto. Scava di nuovo. Trasferisci tutto. Ancora, dai, ancora una. Carbonio 1. Si è danneggiata. Però ci chiede forse il ferro, no? Di 1. Dai, la ripariamo. Ci sta bene. Vediamo un po'. Possiamo costruire sick bay, no, carbonio 5 e ferro 5, ce l'abbiamo, lo possiamo fare. Abbiamo fatto la sick bay, che permette di essere curato di più 1 ogni viaggio interstellare. Possiamo disassemblarlo, insomma, vabbè, abbiamo una buona cosa. Quindi qua possiamo fare altre cose, sonde idrogeno, altri reattori. Alla fine ce l'abbiamo già, non ho ancora capito esattamente come funzioni. Ah, raffiniamo quel materiale che è un materiale generico, quindi io posso metterlo in fabbricazione e vedere cosa mi fabbrica. Tecnicamente il rischio è quello che se mi fa roba che non posso trasportare la devo buttare. Dai, buono, carbonio, vedete che il carbonio non riesco a trasportarlo. Tuttavia potrei mettere l'ossigeno qui. No, non si può. L'ossigeno lo metto qua, scusate, no? Ma è un po' più... Ah, no, c'è. Qua lo spazio, eccolo lì. Abbiamo spazio. Bene, ragazzi. Questo era... Adesso decollo e salvo. Questo era Out There, Oceans of Time. Davvero molto interessante, intrigante, non so dirvi il prezzo, non sento di dirvi neanche che serva una traduzione urgente in italiano, per quanto se volete capire la storia sì, bisogna stare lì un attimino, io adesso sono andato abbastanza sparato, ma ora tocca a voi, attendo il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!